Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare con un nuovo episodio di Resident Evil Zero. Ovviamente come è capitato con Resident Evil HD Remastered e come avete già visto in questa serie di Resident Evil Zero, è qui con me ad aiutarmi a completare la saga dei Resident Evil, il mio caro amico Deus Panzer 3TV che saluto. Ciao Panzer e bentornato sul canale. Cari ragazzi, grazie comunque per questo invito di Dragon Rex. E niente, sono contento di essere qui anche oggi, di aver aiutato Dragon Rex in questo punto maledetto che lui ha avuto difficoltà. Giustamente sono arrivate le mie mani da veterano e ho vinto questa piccola battaglia. E niente, no, sono fiducioso nell'andare avanti. Mi auguro che al dottore stia piacendo il gioco, stia interessando la trama. E non vedo l'ora Ovviamente. di continuarlo insieme per poi continuare la saga. Detto ciò, io sto bello comodo seduto sulla mia sedia e Ecco. lui sta bello In piedi. Esatto. In piedi davanti allo schermo. Vabbè, allora, effettivamente, ragazzi, come ha detto il caro Panzer, nell'ultimo episodio abbiamo avuto un problema con le scimmie che sono davvero toste. Ma molto toste, e la parte, diciamo, il pezzo finale lo ha concluso Panzer, come potrete vedere poi nel video della serie di Resident Evil Zero. Allora, caro Panzer, detto questo, noi possiamo anche uscire da qui, visto che abbiamo Certamente. eliminato le scimmie. Per fortuna non c'è il response, no? Sarebbe catastrofico se dovessero rispuntare le scimmie. Allora, dottor, adesso noi dobbiamo andare. Da nessuna parte, deve andare a risolvere l'enigma. Ecco, adesso bisogna ricordarsi qual è l'enigma. Se non sbaglio, L'enigma delle quello. statue, dottore. Sì, Questa è qua. questo? Esatto. Ok. Che ci abbiamo di statue qua? Mi libro agile nell'aria, catturando le mie prede. Ok. Forse mi libero. Sì, sicuramente. Nemmeno la più intelligente della creatura può competere con la velocità delle mie agili membra. Ok. Questa versione del cavallo mi ricorda qualcosa. Ricorda Il simbolo il della Ferrari. cavallino della Ferrari. Dica la Esatto, verità. il simbolo della Ferrari. La mia arguzia mi permette di annientare anche la più feroce delle bestie. Questo è un lupo? No, è una Certo. volpe. Ma che Il polpe, lupo, dottore. mio regno è sconfinato, nessuna creatura è in grado di sfuggirmi. Questo è un puma, mi sembra. Qui Sì. che cosa ci abbiamo? Serpente. Mi avvicino alle mie vittime in silenzio, in silenzio disumano e domino anche il più potente dei re grazie al mio veleno. Serpentello. Poi abbiamo questa, mi ergo alto sulla terra facendo fiera mostra delle mie corna. Contento lei? Bene. Allora, quindi dobbiamo risolvere l'enigma qui. Qua c'è, cosa c'è? Una porta? Possiamo Sì. entrarci? No, deve prima no, si apre e si risolve l'enigma. Deve Ah, ok, quindi l'enigma, cosa dovremmo fare in pratica? usare l'accendino, dottore. Devo Deve fare accendere. come se fosse la catena, Devo accendere. Questi? Giusto? Sì. Allora, che okay, uno l'abbiamo acceso. Ok. Ma spero che vada bene come ordine. Non No, so se. dottore, se sbaglia si spegne tutto, deve rifare poi. Ah, ho capito. Nel caso le dico io l'ordine corretto, perché ce l'ho Vabbè, davanti. adesso proviamo così. Poi devo. Se è errato, devo rileggere
Dottor, glielo dico io, eh? No, vabbè, non c'è bisogno. Lei lo sa che io, a me piacciono gli enigma. Quindi vorrei provare a farlo io, se lei permette, dottore. No, 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 lo voglio fare la... Per una volta la voglio aiutare. Per una volta almeno. Ma è già aiutato con quella zona lì. Vabbè, dottore, una volta in più. Vabbè, però. Allora, Allora, aspetti. bravo il cervo, bravo, è uno. Vada col lupo. Allora, aspetti un attimo. Ah, poi so io che dice aspetta un attimo. lo stavo per dire. Aspetti un Poi so attimo, io. eh. Quindi qua li devo mettere nell'ordine giusto. Esatto. Mi ergo alto sulla terra, facendo fiore dalla mossa delle mie corna. Quindi li devo Cervo. praticamente. Ok. Usi l'accendino, dottore. Eh sì, se mi dà il tempo di utilizzarlo. Non mi dica niente, non mi dica niente, non mi dica niente. La Bravo. mia aguzia mi permette di annientare anche la più feroce delle bestie. Ok. Quindi questo è il secondo delle bestie. Bravo, fermati, bravo. Tu, faccio io, dai. Dottore, No. ma io la voglio bene. Sì, perché ho capito più o meno in che ordine dovrebbero andare. A memoria che tu è più completa con la vicenda Ma delle quanto è miei argini bravo il mio membra. dottore. Non faccia così, eh. Allora, siamo a tre. Allora, l'altro è, non dica niente. Il serpente dovrebbe Comunque essere. l'altro non è la puma, ma è la tigre. Questa è una tigre? Sì. Ma. Anche se sembra più un puma. Sì, sembra più un puma, sinceramente, però ci può stare che possa essere la tigre. Allora, penso che adesso abbiamo fatto il No! cavallo e dovremmo fare Dopo il cavallo c'è proprio il puma, dottore. Stava bene. il mio regno è sconfinato, nessuna creatura è in grado di sfuggirmi. Ok. Sì. Non dica altro, mi faccia fare a me, per favore. Allora, immagino che adesso ci sia il serpente. Bravo. Perché il serpente dice: mi avvicino alle mie vittime in silenzio disumano e domino anche il più potente dei re grazie al mio veleno. Quindi, abbiamo il serpente. Lei domina solo su di me, forse. Vabbè, dopo questa. E poi abbiamo il rapace qui. Meglio se non dico altro. Ok. Ok. Abbiamo aperto la porta. Bene. Bene. Tutto questo grazie a Muhammad e Ma Stamont. io sapevo che lei si prendeva i meriti. Certamente. Ok. Qua abbiamo una porta. Ci possiamo entrare? Certo. Vediamo cosa c'è dentro. Speriamo che ci siano cure perché siamo messi un pochino Sì, male. qua trove le cure. Oh, vediamo un po' cosa ci abbiamo. Una scrivania spoglia, sembra che i cassetti siano stati rovistati. Allora, qua c'è qualcosa. Adesso non puoi portare questo oggetto, va bene. Deve portarlo allora a Rebecca. Va bene. Boh, qui andiamo qui, cosa c'è? Questa è la bottiglia per la Molotov. La bottiglia della Molotov che ci possono essere utili. Allora, Rebecca, faccia lei. Bottiglia vuota, sì. Aspetta, aspetta. No? Che? No, metta l'inventario. No, La bottiglia? Sì. Perché deve Abbandona. prendere pure altri oggetti. Va bene, dottore. Allora, qua, questo lo possiamo prendere? Sì, volendo, dopo che siamo usciti qua, volendo lo possiamo andare pure a inserire. Ah, va bene. Allora, prendiamo. Placca dell'unità. Io non ricordo, dottor, se l'abbiamo già inserito una di queste tre placche, non me lo Non ricordo. me lo ricordo neanche io, dottore. Allora, A posto, siamo in andiamo due.
Andiamo nell'altra stanza allora a sto punto, qua non Sì, c'è nient'altro. si armi di pazienza perché ci sono zombie. Oh, che come sono contento. Come sono contento. Abbiamo salvato, sì, perché non volevi fare l'altra. Sì, dottore. Allora, qua ok. Ah, tanto la figura di Bip la farà lei, non la faccio io. Lei sempre gentile, eh? Come al solito. Sempre e comunque, dottore. E io tanto sto bello comodo, rilassato. Dottore, se lo dici un'altra volta, giuro che le do fuoco alla sedia. Oddio, quanti ce ne sono? Spara, vabbè. Vedete che Rebecca ci muove. Ok, una è morta. Sono morti, vabbè. No. No. Ok, l'ho pensato io. Dovrebbe essere morta. Mamma. Dovrebbe. Vabbè, che dici? Passiamo? Mi faccia passare, Rebecca. Ok, sembra che siano morti. Allora, Sì, qua c'è un deve documento. trovare. Sì, lo legga. Leggiamo il documento. Diversi libri già aperti. Non sembra esserci nulla di speciale. Sì, è questo? Vabbè. Me lo fa leggere, grazie. Diario dell'apprendista di vettore. Mi chiedo quale sia l'oggetto delle assidue ricerche del direttore Marcus e a cosa sarà mai dovuto quel suo strano interesse per le sanguisughe? Interesse, a volte sembra che nutra amore nei loro confronti. Girano voci secondo cui quelle sanguisughe nascondano qualcosa di pericoloso, ed è vero che quando Dennis ne ha toccata una, ha contratto la febbre. Ed anche oggi ho sentito nuovamente quei lamenti agghiaccianti, oltre quella porta. Meglio non indagare. Non ho nessuna intenzione di avvicinarmi a quelle cose, neanche se dovesse impormelo il direttore. Non voglio fare la stessa fine di Dennis. Poveraccio, non fa altro che grattarsi, mi fa venire prurito soltanto a guardarlo. Andare forse devo, se posso, Ma come? ma come? Credo. Penso di sì, la traduzione non è tanto perfetta. Dennis è andato, vado, fame, aiuto, mamma, bene. E abbiamo preso il diario dell'apprendista, bene così. Vediamo cos'altro c'è qua. Dottor, una cosa, ma lei lo sta giocando su PS4 Pro? Su PS4 Pro, sì. Ok. Una scatola di legno, ci sono vari dispositivi. Si può aprire sta panca, no? No. Bene, non c'è niente, dottor, qua. Possiamo. Ma è strano, mi ricordavo che c'erano le cure. Dottor, dovreste ricordare che c'erano le Vabbè, forse probabile che io l'avrò Facciamo giocato a facile. curare Rebecca, va, che la vedo un po' in difficoltà, e non si sa mai. È perché è impedita? Eh sì, si fa sempre beccare. Non mi tocchi la Rebecca, per piacere. Nonostante le sue difficoltà motorie, è comunque una. Ma perché piace a lei, non piace a me, dottore? Allora, io direi di andare a prendere la Molotov, che dici? Dottore, però è ingombrante perché deve trovare poi il carburante. Vabbè, magari lo lasciamo dove stanno tutte le altre Dottore, cose. scusi un attimo, scusi un attimo. Perché non prende il lanciagranate a sto punto? Quindi Comunque, tu dottore. allora non lo prendiamo questo, dai, andiamo così. Vabbè, Bravo, ogni tanto lo riesco a farlo ragionare. ci abbiamo il lanciagranate. Oddio, le molotov sarebbero sempre utili, eh. Però se si devono andare a fare tutte. Allora, dove dobbiamo andare? Da là siamo Deve andati, uscire, no, deve uscire, dottore. eh? Eh sì, non c'è Deve salire nient'altro. su. Non c'è nient'altro. No, Allora. deve tornare alle Devo andare alla scala, giusto? spalle. Sì. Ovviamente, dottore, adesso vuole andare prima a inserire la
la placca, cosa che le consiglio vivamente Sì, di farlo. andiamo là, anche se io non ricordo precisamente E dove quando sia. mai ricordale qualcosa? Lo so, ma sa. Anche lei non è che Tanto, tanto. grazie. Non è che ha Tanto, tanto più memoria di me. oggi sto a fare Resident Evil Village, Resident Evil Zero e stasera Resident Evil 2 Remake in Live. Bene, Guarda che ci abbiamo qui, due piantine. bene. Ma manca la verde però, dottor. Lo so, perché la verde mi sa che l'avevamo presa qui. Ok, Sì. usciamo di qua sperando che non ci attacchi nessuno. No, 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 non si preoccupi. Ma non si sa mai. Allora, dobbiamo andare in questa Sì. stanza. Allora, entriamo. Quanto manca alla fine Oddio! dell'episodio, dottor? È lei che si fa sempre beccare. Sei morto? Sì. Sì. Ci abbiamo un po' di tempo ancora. Quello è quello che si è rialzato. Allora, la placca, se non sbaglio, era da Dottor, devi mettere. uscire da qua, dottor, devi uscire da qua. Ah, non No. era qui nella stanza rossa. Ok, va. Ok. E non ricordo dove è precisamente la placca. Sinceramente è passato un po' di tempo. E me lo ricordo perché l'ho giocato non di quelle volte. Vabbè, quello immagino. Oh, qua c'abbiamo un po' di cosine, eh. C'abbiamo anche questo qua del Dottor, fucile. deve. Questo Cosa che che deve prende. prendere assolutamente. Questo. Oh, no! Ha preso la cosa sbagliata lui. Sì, no, non la voglio. Intanto Rebecca di nuovo in pericolo sta, eh. Vabbè, poi lo prendiamo sto coso. Allora, dottor, dobbiamo Dica. salire, mi sa. Sì, una cosa, dottor, faccia andare soltanto Rebecca? Billy, quello meno male. Ok, allora, qua cosa ci abbiamo? Abbiamo questa piantina, quello e quello. Abbiamo pochissimi proiettili, tra l'altro. Allora, prendiamo questo. Billy, ce la fai a prenderla? Roger. Ok, se riesce a prenderlo, forse ce l'ha fatta. No, ha preso di nuovo questo. Non voglio questo. Tanto il rampino poi lo dovrà prendere più avanti. Lo Tanto so, che poi si. immagino di sì, però se mi riesce a prendere questi proiettili, non ce la fa. Ok, forse. No, rampino. No, no, l'ha preso, meno male. Ah. Ce l'ha fatta, ok. Quindi, detto questo, quanti proiettili ci abbiamo? 7. 7. Tanto. Vabbè, ovviamente, dottor, non li sprechi mo, eh. No, no, ho soltanto caricato, magari. Ecco, infatti, ce lo siamo tolti. Allora. Dia la placca a lui, dottor. Come on, Roger. Buonanotte. Sì, ho capito cosa intendi, dottore. Un attimo solo. Prego, prego, non c'è di che. Dottor, una cosa vuole salvare per sicurezza, non so. No, anche perché tanto tra poco chiuderemo l'episodio. Abbiamo già superato i 20 minuti, quindi siccome lei sa che voglio fare episodi corti, quindi. Andiamo a mettere la placca, va? Sì, l'unica cosa è. Ok. E andare a morire, lo so. Immagino che ci sarà da affrontare qualcuno. Allora, la No, no, ci placca. stanno gli scarafaggi, dottor. Ah, quindi ci tocca andare col fucilazzo. No, 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 basta. Dottore, allora, il punto dove deve andare è dove c'è stata la boss fight col millepiedi, quindi li puoi anche evitare se riesce. Sì, vatti a ricordare dove abbiamo fatto la boss fight contro i millepiedi, però. Dottor, va di Sì, dritto sì, sì, sì. davanti a. No, dottor, non là. No. No? È da qua? Adesso due. No. Allora, questa. Là. Non c'è due senza tre. Vabbè, dottore, io non mi ricordo. Che ci sta a La fare vedi. lei? Appunto. Meno male. Ok, devo salire sopra qua. Mamma mia, mamma mia. Allora, ma Dica. già li sento.
Eccoli, aiuto, li posso evitare? Lieviti. No, 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 Dove dova, 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 dova. dove devo andare, Dottor, la porta dottor? di Questa? Tronzo. Buonanotte. È questa, Mamma. giusto? Sì, mamma mia, dottor, però mi fa Sì. venire tensione. Mi fa venire tensione. Però gli scarafaggi non è che siano tanto attenti. Oh, qua ci sono i proiettili, questi ce li prendiamo. L'altra volta l'avevamo Certo. lasciati, se riusciamo a pigliarli, eh. Ce la fai, Billy? Sì, ce l'ha fatta. No. Come non posso? Vabbè, deve dare prima Va la cosa. bene, va bene. Allora, dobbiamo scendere qua, giusto? Yes. Andiamo, qua c'è il... Eccolo qua. Bene. Ecco, e questo è il primo, dottor. La prima placca che Mettiamo. utilizzerò. Bene. Dobbiamo schiacciare il pulsante? No. No. Ok. Tanto dopo aver preso andremo in un'altra area di gioco. Perché praticamente abbandoneremo il centro addestramento dell'Umbrella. Ah, ok, ho capito. Ok, intanto ci prendiamo questi qua. Allora, dottor, lei che dice? Andiamo, torniamo da Rebecca e salviamo così chiudiamo l'episodio, anche se... Assolutamente, assolutamente, perché poi dobbiamo andare ad aprire la porta blu. Ok, va bene. Quindi deve scendere per le scale, dottor. Sperando che non c'è... Dio, mamma mia, via via Dottor, via via... le scale, le Lo scale. so, ma non vede che... Come... Mamma. Mamma mia. Dove sta andando? Fa tutto lui da Dottor. solo. Eccole qua le scale, va. Scendi, maledetto. Questa volta non sono io il maledetto, meno male. No, Però, questo... mamma mia, mi fa avere una tensione. Su, dai. Era Billy che voleva divertirsi un po' con quelle Sì, specie come no, di blatto. dare la colpa al. Alle blatte lì, cosa sono loro? Allora, ragazzi, qua con la nostra cara Rebecca. Ok, This way. Roger. l'abbiamo riunita al gruppo. Possiamo anche chiudere qui questo Ma episodio. non va a salvare prima, dottor? Sì, andiamo a salvare adesso. Si stava a scordare pure questo, No, vabbè, Madonna, volevo salvare che dopo. Vabbè. Ma che vergogna. Ma non faccia così, dottor. Guarda che mi ritrova dietro casa sua, dietro la porta di casa sua. Quindi, possiedi, se possiedi, ok, puoi salvare i tuoi dati. Ok, ce li ho, no? O non ce li Ce ho? l'ha Rebecca, dottor. Madonna santa, Rebecca, ma tutto tu c'hai. E poi si fa sempre prendere da tutti quanti. Dai, salva. Ma Salva. lei è una donna, si sa, no? E non mi tocchi Rebecca, posso Te soltanto l'ha io. detto. Posso solo io. Ah, certo. Ecco, quindi. Allora, andiamo a salvare Cavo Panze, così chiudiamo questo episodio. Siamo a 13 atri, ok. Al 13° salvataggio. Allora, ragazzi, a questo punto noi ci possiamo fermare qui per questo episodio. Non abbiamo fatto molto, però, insomma, qualche zombie l'abbiamo ucciso. Ringrazio il mio caro amico Panzer di essere stato Grazie a lei, nel video dottor. insieme a me. Grazie mille, spero di vederla, anzi di risentirla presto. Se vi è piaciuto il Quando mai, video, certo. se vi è piaciuto il video, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi sul canale, seguitemi anche sulle pagine Instagram, Twitch e sulla pagina di Facebook, trovate il link in descrizione. Ricordo che gli episodi Resident Evil 0 come l'HD usciranno anche sul canale YouTube di Deus Panzer 3TV. Troverete il link in descrizione sia del suo canale YouTube che del suo canale Twitch. Quindi andatevi a iscriversi perché lui sta portando anche lui Resident Evil. Lui è un veterano di questo gioco. Meno Quindi male mi che l'ha raccomando, detto. andate a vedere il suo modo di giocarseli questi titoli. Poi mi deve la cena per quello che sto dicendo. Maledetto, va bene. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil 0. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.